Wagyu, buongiorno dal vostro leone di Chef in Famiglia e un buongiorno anche dalla leonessa, sempre con la telecamera in mano e con una pazienza esagerata. Oggi facciamo una ricetta veloce, buonissima, saporita e la dedichiamo al grandissimo direttore della Generale Eventi, Ciro Castaldo. Allora Ciro, questa ricetta è dedicata a te. Oggi facciamo un tortino al cuore morbido, ma non si tratta né di cioccolata, né di cacao, né niente. Tortino al cuore morbido di alici. Andiamo alla lavagna e vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, maestro Ciro, guarda qua gli ingredienti. Tortino al cuore morbido di alici. Io ho fatto per due persone. 150 g di alici fresche, che poi si deve togliere la lisca al centro. 80 g di ricotta, 3 acciughe sott'olio, 6-7 capperi di salati, 6-7 olive snocciolate, sale e pepe, 30 g di parmigiano grattugiato, basilico, un cucchiaino di olio extravergine d'oliva e 3 pomodori secchi. Ciro, questo lo dico sempre nel mio programma. Amore, cuore, passione, tanta umiltà. Vagliù, accominciamo e faticamo. Vagliù, come primo passaggio, già che ho trovato le alici qua in Germania, dove pisciamento qua, ha agitato sangue. Però, allora, guardate, le alici, che cosa ho fatto? Io adesso mi sono tolto la spina e la testa, me ne sono rimasti due, perché noi ci servono tutte quante così. Adesso vi faccio vedere come si fa. Premete dalla testa, con il dito, mi auguro avete un ditino un pochettino più carino del mio, perché fa schifo proprio, ditemi. Poi vi aiutate con le manine a togliere la lisca dal centro. Ecco qua, vedete? Arrivate sotto e staccate. Fatele tutte quante così, ok? Poi, come vi ho detto, è una ricetta semplicissima. Allora, ricotta, la mettete in una ciotolina. Poi basilico, pomodoro secco, poi ci mettete le olive snocciolate, le acciughe e i capperi. Coltello alla mano, attenzione, dite non vi spazzate, pigliate e andate a tritare il tutto. Piccolo, piccolo, piccolo. E poi dopo l'andate ad aggiungere alla ricotta. Allora, una volta aggiunto tutto il composto, il trito, ci mettete giusto una spolverata di pepe, ma sale giusto un pizzico, voglio, ma giusto quel poco, perché dentro già c'è cappero e acciuga praticamente. Allora, adesso voi girate il tutto e il nostro composto del tortino a cuore morbido è già pronto. Adesso ci andiamo a preparare il tortino di alici. Vagliù, adesso andatevi a procurare o delle terrine, io in questo caso ho solamente questi qui. Purtroppo non ho avuto tempo per andare a prendere, ma se voi avete degli stampini da soufflé o dei stampini di alluminio, prendete quelli. Allora, io ci ho messo giusto un po' di olio di oliva. Adesso le andiamo a oleare sia le pareti e sia naturalmente al centro, perché adesso che cosa andiamo a fare? Qua dentro ci andiamo a mettere un po' di pane grattugiato, vedete? Poi vi aiutate con dei colpetti, perché in pratica adesso si deve aderire tutto il pan grattato nella ciotolina, così poi dopo facciamo in modo che quando ci mettiamo il tortino di alici nel forno, poi dopo non si attacca. Fate la stessa cosa con tutte le ciotoline che avete in mente di preparare e andate avanti così. Allora, voglio adesso, la procedura è semplice: prendete l'alice, incominciate a mettere, partite dal centro e rimanete la coda fuori, ok? E mettetela in alternanza. Mamma mia, speriamo che con queste dita che ho si riesce a vedere, perché tengo una mano proprio enorme. Si riesce, meno male. Oggi sì. Mi ha fatto un complimento. No, bravo, bravo. Grazie, amore mio. Tu sì che sei una granda. Allora, adesso andate ad alternare così. Vedete? Guardate, è semplice la cosa. Guardate, non è tanto difficile. Vedete? Le andate ad alternare e completate il cerchio. Guardi, ma arriva la parte più bella. Ciro, maestro Ciro, guarda qua, guarda come è bello, guarda. Allora, adesso che cosa abbiamo fatto? Lo vedete? Li abbiamo alternati, ok? I filetti di alici. E al centro praticamente si è formata questa specie di croce. Allora, adesso che andiamo a fare? Andiamo a mettere il nostro fantastico ripieno al centro, ok? Cerchiamo di mantenerlo praticamente fino quasi all'orlo, ok?
perché adesso noi in pratica questa croce la andiamo a chiudere, perché praticamente deve essere quasi tipo come uno scrigno, come lo scrigno di Venere. Aspetta un attimo, guarda qua, se vedono i pila arrasati, ho fritto il cuore, veramente. Allora, adesso guardate, e fra poco adesso andiamo a chiudere. Allora, eccoci qua, guarda, adesso mo con le, speriamo che si riesca a aprire, ho le mani troppo grandi. Allora, adesso incominciate. 1, 2, 3, e sono 4. Si vede che si sta chiudendo? Sì, sì. Mamma mia, guardate qua, guardate, e che ti magna roba. Allora, una volta chiuso, guardate qua quanto è bellissimo. Bellissimi sono i colori che sono. Ah no, pensavo che era bellissimi. Vabbè, anche fare. Tu sei bello. Sì, sì, vabbè, scusa, è buono. Allora, mo ci metto giusto un po' di olio d'oliva. Ce lo passiamo con il ditino sopra. Con il ditone, casomai. Con il ditone, tu... ossaggio. Ma guarda che cavolo, ma poi tu mi dai i terrine che li lei Barbie e Ken. Allora, guarda qua. Vieni qua, ci andiamo a mettere pan grattato. Così si fa pure che la bella crosticina. Voglio tutte quante così. Forno 180 gradi già preriscaldato per 15-17 minuti. Andiamo in forno. Voglio. Allora, voglio, dovete aspettare dopo la cottura almeno 2-3 minuti. Li cacciate dal forno 2-3 minuti. Chissà poi dopo, quando li andate a capovolgere, vi scottate le mani. Però vi posso assicurare che il ripieno rimane bello morbido, succulento, le alici sono rimaste belle, veramente cotte alla perfezione, vaiù, ed è la fine del mondo, diciamo la verità. Maestro Ciro, questo è per te, il direttore della Generale 20, questa ricetta è dedicata a te, un abbraccio a tutti, seguitemi sempre su Facebook, Instagram, YouTube, Savi7 TV, la TV di noi italiani all'estero, e TikTok, ogni tanto mia moglie mi fa favore mio TikTok, vaiù, tortino al cuore morbido di alici. Un abbraccio, ci vediamo alla prossima video ricetta.